Eccoci pronti ragazzi per parlare del sesto episodio di What If, la prima serie dei Marvel Studios animata che va in onda settimanalmente al mercoledì su Disney Plus. Siamo ormai giunti quasi al termine di questa prima stagione composta da nove episodi e quindi oggi parliamo di un What If dal titolo semplice ma efficace. E se Killmonger avesse salvato Tony Stark? Ecco che torniamo nel 2008, quando Tony Stark ancora non aveva nemmeno in mente che sarebbe diventato Iron Man, ve lo ricordate in Afghanistan per mostrare le sue armi. Ecco che un'esplosione all'improvviso distrugge tutto, lui verrà rapito dai 10 anelli e da lì poi nascerà la leggenda che noi tutti conosciamo col nome di Iron Man. Ma se quel giorno, dopo l'esplosione tremenda, che vede danneggiarsi anche i furgoni dei militari, militari morti, persone morte, fosse stato salvato da un tizio, e se questo tizio fosse stato proprio Killmonger, il cugino di T'Challa, cosa sarebbe successo? Ecco che questa puntata vuole proprio dedicare i suoi 40 minuti a questa storia. A questa storia così paradossale, perché, ad esempio, seguendo i canoni dell'MCU, nel 2008 Black Panther T'Challa nemmeno esisteva, perché ricordiamoci che gli eventi di Black Panther accadevano dopo, insomma, il 2016, se non erro, cioè, ricordiamo Civil War. Quindi in questo universo alternativo, in questo mondo che il nostro osservatore osserva, beh, le cose sono successe molto prima. Nel 2008 Black Panther era già T'Challa. Nel 2008 c'erano già i cugini in lotta fra di loro. Nel 2008 già Killmonger aveva idee di potere, voleva conquistare Wakanda, voleva prendere il posto di suo cugino. Quindi la puntata ci fa comprendere proprio quanto nel multiverso le cose possano accadere anche in circostanze diverse, ma soprattutto anche a livello temporale precedentemente a come le conosciamo e al momento in cui le abbiamo scoperte nei film in live action. Quindi diciamo che Tony Stark, venendo salvato, non diventerà mai Iron Man, ma si fiderà sin da principio di questo tizio, di questo personaggio che all'apparenza sì, gli ha salvato la vita, ma sotto sotto cosa può nascondere? Forse ha degli obiettivi fissi nella mente, come quelli della conquista del potere, come quelli del scavalcare gerarchicamente anche suo cugino, diventare quindi il re di Wakanda, e per far ciò vorrà quindi creare una guerra dall'interno, facendo sì che Tony Stark si possa fidare di lui, e quindi facendo sì, recensione spoiler, avverto sempre, e quindi facendo sì che Tony Stark lo possa aiutare a dar vita a questi droni da combattimento attraverso il vibranio. Allo stesso tempo, però, facendo il doppio gioco anche con Wakanda, perché dopo aver ucciso il nostro Rhodey e dopo aver ucciso suo cugino T'Challa, andrà dai Wakandiani facendo credere che dietro tutto ci sia stato Tony Stark, ma soprattutto consegnando anche il corpo di Andy Serkis. Ricordate che anche nei film commerciava con il vibranio, qua ritorna e quindi fa il doppio gioco sia con una fazione sia con l'altra, scatenando questa guerra tra americani e wakandiani, azionando questi droidi robot, ben sapendo che sarebbe riuscito a Wakanda a fermarli per poi magari manipolare le persone, far sì che nascesse questo conflitto, far sì che nascesse questo combattimento, questa guerra, a tal punto da conquistarsi la fiducia di suo zio, del fratello di suo padre, a tal punto da diventare il nuovo Black Panther. La verità la sanno in pochi. Sul finale, fortunatamente, sia Pepper sia la nostra Shuri riusciranno a capire che dietro tutto ci sia Killmonger. Riesce la nostra Shuri a individuare, a salvare, a scovare il filmato in cui vediamo il nostro Killmonger uccidere sia suo cugino T'Challa sia Rhodey. Quindi insieme
senza sapere quale sarà il futuro, ma unendosi, quindi girl power, le donne unite insieme, forse si potrà sconfiggere un Killmonger che ormai è diventato il nuovo Black Panther, anche se vedendo suo cugino riesce a percepire, ascoltando le sue parole, che forse il potere non durerà così a lungo, attraverso l'esperienza extracorporea. Un episodio sicuramente molto valido, un episodio sicuramente molto bello, anche perché, sapendo che purtroppo Chadwick Boseman ci abbia lasciato, vedere in questo episodio che viene onorato il personaggio di T'Challa, il personaggio di Black Panther, con tanto di funerale, con tanto di grida Wakanda per sempre, non può far altro che farci piacere. L'animazione la trovo sicuramente migliorata, anche se ogni tanto qualche sbavatura è sempre presente. Diciamo che in What If l'animazione non è mai stata perfetta, ma nemmeno così da condannare. La narrazione è sicuramente in certi momenti riassuntiva a livello anche di scrittura, ma è giusto così, perché comunque noi tutte queste storie le sappiamo grazie all'universo cinematografico. Il nostro serial What If si sofferma sui cambiamenti, e questo è l'importante. Ad esempio qua l'evento Nexus, chiamiamolo così, è il nostro Killmonger che salva il nostro Tony Stark dai Dieci Anelli. È uscito da poco Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, quindi si citano i Dieci Anelli. Questa cosa ovviamente si può collegare anche a ciò che abbiamo visto in Shang-Chi, perché sono importanti e lo saranno ancora di più. È un episodio dove, se lo si vede in italiano, si potranno risentire anche le voci storiche dei doppiatori dell'MCU, Angelo Maggi, che ho avuto la fortuna anche di intervistare. Troverete l'intervista spulciando un po' indietro sul canale. Torna sicuramente sempre prontissimo a doppiare Tony Stark, un Tony Stark che paradossalmente non è più intenzionato a diventare Iron Man, a salvare il mondo. Si fida di Killmonger, mettendo un po' in disparte Happy, mettendo un po' in disparte la nostra Pepper Potts, anche perché Killmonger è furbo, è un manipolatore, riesce subito anche a conquistare la fiducia di Tony, non solo per avergli salvato la vita, ma anche per avergli testimoniato quanto Obadiah Stane stia invece cercando di mettergli i bastoni fra le ruote. Quindi rivediamo anche i personaggi storici dei primi film dell'MCU, l'inizio, no? con i furgoni dei militari in Afghanistan, no? Che viaggiano tranquillamente con i militari che chiedono la foto a Tony Stark. Pace, no? Con la pace, insomma, sarei disoccupato. Quindi tornano anche le battute del primo Iron Man, la musica del primo Iron Man, solo che poi c'è questo cambiamento drastico. Tony Stark non diventerà il nostro eroe con l'armatura, ci saranno dei droidi con ovviamente la nomenclatura della Stark Industries, ci saranno dei droidi che si scontreranno a Wakanda contro i wakandiani, c'è qualcosa sotto che non convince la nostra Pepper, il nostro Happy, la nostra Shuri tutto l'anno. Ecco che allora la nostra Shuri si recherà in America da Pepper Potts, dopo aver pianto ovviamente la nostra Pepper, nemmeno troppo però, in fin dei conti, lì ancora la liaison amorosa non era ancora così divampata, quindi la nostra Pepper sicuramente triste per la perdita di Tony Stark, che muore trafitto da questa freccia in vibranio dal nostro Killmonger, però insieme a Shuri la nostra Pepper giurerà vendetta e quindi cercheranno di salvare la situazione, chissà come, chissà quando e chissà in che modo. È un episodio, ripeto, che ci mostra tanti volti storici, da T'Chaka al nostro Andy Serkis che commercia il vibranio, abbiamo ovviamente Pepper Potts, abbiamo Happy, abbiamo Shuri, abbiamo Killmonger, ripeto, abbiamo Obadiah Stane, tutti personaggi che sono stati importanti, quale di più, quale di meno, ma che comunque abbiamo visto all'interno dell'universo cinematografico Marvel. La puntata sicuramente mi è piaciuta, Brian Andrews sempre dietro la macchina da presa, non sarà certamente una delle migliori,
perché la mia preferita continua ad essere la quarta, con Doctor Strange protagonista, seguita dalla terza, poi la prima, poi metterei magari questa, e se Killmonger avesse salvato Tony Stark, sicuramente molto meglio della puntata E se zombie della scorsa settimana, che era carina, però per come ce ne avevano parlato, niente di che. In questo caso c'è anche un omaggio al nostro Boseman che ricordiamo sempre, quasi ancora non ci credo se penso che non ci sia più. Wakanda Forever, quindi si imbocca al futuro dell'MCU perché il prossimo film di Black Panther si intitolerà proprio Wakanda Forever. Killmonger cosa riuscirà a fare con il potere della Pantera Nera? Verrà fermato? Quando? Come? E incontrerà ancora T'Challa durante le sedute extracorporee? Ecco, una cosa che a me incuriosisce sempre tanto di questi mondi alternativi è il pensare che magari prima o poi i vari mondi potrebbero entrare in collisione fra di loro. Cioè, come ci spiegava il nostro conquistatore in Loki, prima tra i vari mondi c'era unione, si parlava, ci si aiutava, ma se il Tony Stark dell'universo di questa puntata avesse conosciuto il Tony Stark nostro originale, che poi agli occhi degli altri universi il nostro potrebbe essere uno dei tanti altri universi. Noi abbiamo visto l'MCU che si soffermava su uno specifico, chiamiamolo Universo X, però allo stesso tempo il nostro, solo perché è stato ampiamente e largamente sviscerato, lo conosciamo in maniera perfetta, approfondita e quindi lo consideriamo il principale, ma a detta degli altri universi il nostro potrebbe essere uno dei tanti, come per noi è uno dei tanti quello che vediamo in tutti gli episodi, i vari mondi che vediamo in tutti gli episodi di What If. Quindi questa cosa mi mette un po' di agitazione, perché chissà quante cose in maniera più approfondita potrebbero raccontare. Immaginatevi se l'MCU si fosse soffermato tutto sull'universo che vediamo in questo episodio del 2008 alternativo, o se l'MCU si fosse soffermato tutto sull'universo, non lo so, di Captain Carter Vendicatrice o di Marvel Zombie, cioè chi lo sa cosa sarebbe potuto accadere. Si incontreranno prima o poi Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, ma lì forse ci sono anche gli universi, quindi della Sony, e quindi Raimi ancora una volta. Vabbè, vediamo. So solo che What If a me come serie piace veramente molto, fra alti e bassi. Anche questo episodio è sicuramente convincente, non tra i migliori, ma molto valido, e sarò curiosissimo quindi di sapere la vostra nella sezione commenti. Perché siamo quasi giunti al termine, ormai mancano 3 episodi e poi anche What If la possiamo salutare in vista di Hawkeye, ma sicuramente anche in vista degli Eterni al cinema. Non dico Venom 2 perché non si capisce se siano collegamenti unidirezionali, ma penso proprio di sì, però staremo a vedere. Ormai con il multiverso tutto è possibile. Attendo di sapere il vostro parere. Vi ricordo che nelle info del video troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e che potreste abbonarvi anche al canale, perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti, tanti, tanti contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana. Wakanda per sempre, forever!